Rassegna stampa di oggi, 19 febbraio 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Napoli, la minaccia di Vincenzo De Luca. Da fanpage, operazioni camorristica, vi faremo ringoiare tutto. Il governatore della Campania, in un video su Facebook, attacca la testata dell'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti che ha coinvolto e portato alle dimissioni suo figlio Roberto, assessore al bilancio al comune di Salerno, e invita Di Maio e Grasso a una sfida pubblica. Sala con la Boldrini, chiudere gruppi e movimenti fascisti. De Magistris dice: chi aspetta Minniti il governo? Il primo cittadino di Milano sostiene a sorpresa la presidente della Camera e ora candidata LeU. Silenzio dal PD mentre Berlusconi dice che il fascismo è morto, il vero pericolo è l'antifascismo. Aspettativa di vita, meno longevi in Campania, in testa Firenze e Treviso. Queste disuguaglianze sono acuite dalle difficoltà di accesso ai servizi sanitari che penalizzano soprattutto chi ha un livello sociale più basso. Insomma, il Servizio Sanitario Nazionale assicura la longevità, ma non l'equità sociale e territoriale. 'Ndrangheta, il sistema Scimone e le società cartiera, così le cosche riciclavano dalla Croazia all'Austria. L'inchiesta delle direzioni investigative antimafia della DDA di Reggio e della Procura di Firenze ha consentito di accertare l'esistenza di un articolato sodalizio criminale che aveva base a Bianco nella Locride, ma che godeva di ramificazioni in molte regioni d'Italia e all'estero. Il giro vorticoso di denaro si è concluso con una serie di bonifici in favore degli imprenditori coinvolti nel sistema. Embraco rifiuta la proposta del governo, salta la trattativa su 497 licenziamenti. Calenda dice: Gentaglia, non li ricevo più. La società brasiliana aveva annunciato il licenziamento della maggior parte dei 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri, in provincia di Torino. Ho parlato per telefono con l'azienda e ho spiegato che la loro proposta sul passaggio dei lavoratori al part-time non è accettabile, lo ha detto il ministro dello sviluppo economico. Dai vertici di Whirlpool però è arrivato il pollice verso. Il ministro ha detto: ne ho un fil sopra i capelli. E io dico semplicemente: caro governo, sequestrate questa fabbrica e datela ai lavoratori. Tutto qua, buttate a mare questa gente se non ha diritto di restare qui in Italia e di investire in Italia. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.